Buonasera, primo video mai fatto uno, partiamo da questo presupposto. Che argomento trattare? La sigaretta elettronica. Io ho sempre fumato, fumavo circa 2 pacchetti di sigarette al giorno. Un bel giorno, era una sera, mancavano, avevo ancora 2 sigarette nel pacchetto e ho detto, sai che c'è? Basta, smetto di fumare. Smetto di fumare, però, non ce la facevo, quindi, memore di tutto il clamore che aveva suscitato, ho deciso di provare la sigaretta elettronica. Quindi, non si fuma, ma si svapa, non c'è combustione, ma ci sono tutti questi aggeggi che si chiamano atomizzatori, batterie. Atomizzatori rigenerabili, tutta questa roba qua. Io non sono un esperto, io non sto fumando da 42 giorni, 43. Uso solo la sigaretta elettronica e solo con nicotina. Se cercate video in cui vi diano suggerimenti di rigenerazioni, di recensioni hardware, tutto quello che non fa decisamente al caso vostro questo video. Questa è la mia personalissima esperienza di quasi 2 mesi, 1 mese e mezzo abbondante, di una persona che da 2 pacchetti di sigarette non ne ha più toccata una. Come sto dopo 42 giorni? Devo dire che sto meglio. Vedendo filmati di YouTuber, di guru di sigaretta elettronica, questi dicevano che dopo una settimana la pelle cambiava colore, ritornava il colorito normale, non più giallastro, che i denti miglioravano, tornavano un pochino più bianchi, che chiaramente non c'era la nicotina e quant'altro, che ti tornava il fiato. Allora, io, probabilmente anche l'età, 42. Tutti questi benefici ancora non li ho riscontrati. Quello che posso portare a mio esempio, io avevo un piccolo fischietto, cioè se io provavo col fiato, sentivo sotto quei rumorini classici da chi pippava le sigarette, io ne fumavo una ogni ora, Io faccio un lavoro, un tecnico informatico, per cui ogni oretta mi dovevo alzare per scaricare il nervoso, sigaretta. Tornavo su, molte volte facevo doppietta. E il fiato, sì, facendo le scale è vero, non ho più il fiatone. Il colore dicono che è tornato quasi umano, meno vampiro e meno itterico, non so come dire. Ammetto, in casa c'ho il tapirulan, avrei voluto provare a correre, a vedere se il fiato è tornato, tipo atleta, così. Però sono ancora nella fase in cui hai bisogno di resistere. Io non vi sto dicendo che la sigaretta elettronica vi farà smettere di fumare, quello no. O meglio, ti aiuta. Di base c'è che devi volerlo. Devi volerlo, ci sono giorni primi che, mamma mia, l'idea di e fumarti dopo un bel caffè, una bella sigaretta, a giocarci con le dita, quant'altro. Tutto questo si può fare con un po' di volontà e soprattutto grazie a questa. Questa è la sigaretta elettronica. La forma probabilmente per molti di voi è straconosciuta, è una batteria, questa qua, per capirci. Che ha la potenza variabile, cosa vuol dire? Vuol dire che le prime sigarette elettroniche, che io quando mi ero informato, nei negozi erano le classiche Eco, tipo questa qua, per capirci. Di conseguenza, tu premevi, aspiravi e usciva pochissimo. Poi ci mettevi il liquido che fosse nicotina, non nicotinato, vabbè, comunque. Il problema cos'è? Per chi fuma, a me era quando
io davo il colpo, tiravo, era una liberazione, era proprio una liberazione. Quindi devi, secondo me, per chi vuole tentare, e non sto dicendo che ci si riuscirà al 100%, chi vuole tentare è prendere una batteria. Adesso io questa l'ho pagata in un negozio online 40 euro. Questa è una Eli Fi Stick 50 watt, vuol dire che arriva fino a 50 watt. Perché poi, per un discorso che se eventualmente interesserà, se farò altri video, potremo anche andare a vedere. Aumenti la potenza, poi chiaro, devi avere un atomizzatore, questa robetta qua, che ti permette questi alti wattaggi. Come funziona? Lo sapete tutti. Si clicca il pulsantino, si aspetta un attimo, senti che come vapore, decisamente, forse è parecchio superiore a quello della sigaretta elettronica. L'appagamento, ti ci abitui. Certo, non esiste un liquido che sarà uguale a quello delle sigarette. Non c'è. Io ho cercato su internet, ho cercato sui forum, sono andato nei shop fisici. Ti proporranno 8 milioni di marche, di Marlboro, Malberi e quant'altro. No, non c'è. Non c'è. Devi trovare un liquido, e il mio consiglio è nicotinato all'inizio, che in qualche modo riesci a sopperire. Leggo di molti che dicono: ah, io appena ho smesso di fumare, la nicotina non so neanche più cosa sia. Svapo a zero nicotina. Perché questo? Parentesi, ma lo saprete meglio di me, però, per quei due o tre che non lo sanno e che per puro caso sono capitati qua. Ci sono i cosiddetti barattolini che ti vendono, magari dopo ne vediamo uno, che dentro c'è un liquido. Questo liquido viene messo dentro questo atomizzatore, lo smonti con dei contagocci, lo riempi, e questi liquidi possono essere con vari gradi di nicotina, 36, 4, 16. Poi, se è troppo forte, lo smezzi con dell'alta nicotina o con del liquido neutro, tutte cose matematiche che voglio dire, ho fatto lo scientifico, già che tanto che sono passato, quindi me levito. Quindi, consiglio mio è: una mattina ti svegli perché tua moglie, perché qualcuno, capo ufficio, perché tu vuoi stare meglio. E anche perché no, per un discorso economico, perché 5,20 euro a botta. Per chi come me ne fumava due pacchetti al giorno erano 10 euro. 10 euro per 30, 300. Magari c'è la giornata che sei incazzato, che o esce a cena, così. I due pacchetti manco bastano. Si fa presto a fare i conti. Gli stipendi sappiamo tutti quelli che sono in Italia senza. Per cui, mentre una boccetta di liquido, dipende, nei negozi fisici ti può costare anche 15 euro, una boccetta da 20 millilitri. Io una boccetta da 20 millilitri mi dura 2 settimane, quindi 15 euro 2 settimane, me li facevo in un giorno quasi. Poi c'è chi se li fa, ma quelli. Ci sono miliardi di video molto più interessanti e più esperti di me che vi possono aiutare. Io quello che posso dare sono i miei suggerimenti. Quindi, ricapitolando. Primo, andate in un negozio fisico. La prima volta serve andare in un negozio fisico. Fate domande. Farete anche domande cretine. Però vi serve. Vi serve perché vi togliete dei dubbi. Perché la persona è lì apposta, fondamentalmente, e quindi tutti i dubbi che vedi tenteranno di risolvere. Seconda cosa, non lesinate sull'hardware, ovvero sia sul ferro, non lesinate. Consiglio mio, batteria
di potenza variabile, vari volt, vari watt, quello poi vedrete, tanto ormai i prezzi più o meno non saranno sui 40 euro, 50 euro, una stecca. Quindi, quello in modo che potete aumentare la potenza e quindi l'appagamento. Terzo, provate il l'atomizzatore più performante per voi. Più performante che vuol dire magari che ti dà più colpo in gola, lo chiamano heat, piuttosto che dia più fumosità, quindi l'effetto, quello che chiamano effetto filippino, cioè nubi, nubi, nubi di fumo, tipo questa. Non è niente di clamoroso. Questo è un atomizzatore che ho pagato in un negozio fisico a Milano, 10 euro. E Relief GSE, Relief Air, 10 euro. Compri questo, il, come si chiama, il contenitore qua del liquido è in vetro e la ricarica che è l'atomizzatore, come si chiama, l'aggeggino, io tutti questi termini tecnici io non li so. L'aggeggino che serve per l'atomizzatore, ecco, la ricarica costerà 3 euro, 4 euro e più o meno a me dura una settimana, quindi in tutto io per 2 settimane 6 euro più 15, 20 euro. 20 euro erano 2 giorni di sigarette. Comunque, tornando al discorso che io poi mi perdo, abbiamo detto batteria variabile, quindi aumenti più o meno. Atomizzatore, quello che maggiormente rispecchia le tue necessità, colpo in gola, fumosità, vapore caldo, vapore più o meno freddo, insomma, tutte queste robe qua, e il liquido. Discorso liquidi. Se andate a leggere sui forum, sui gruppi di Facebook, quant'altro, troverete milioni di... La classica domanda è: oh, ho iniziato con... Oh, voglio svapare. Consigliatemi un buon liquido. E tutti ti cominciano a dire: comprati questo che sa di vaniglia, comprati questo che sa di cioccolato, gocce di mirtillo mischiate a... No. Parere mio, no. Chi fuma, oltre ad essere un vizio, è perché fondamentalmente gli piace. A me piaceva un botto fumare, ma proprio tanto. Quindi, un liquido tabaccoso. Varie marche, Flavor Art, Dea, poi eventualmente, se mai ne farò un altro, vi parlerò delle mie preferenze. Tabaccoso e con nicotina. Ragazzi, la nicotina all'inizio vi serve. Vi serve perché siete abituati ad aspirarla. Quindi, se tu già parti dall'idea che tu vuoi smettere, o sei bravo e c'hai due palle così sotto, dici, io da oggi non fumo più niente, non svapo, non niente. E quindi, idolo, chi come me che ha bisogno di carburare, liquido con nicotina, 16, 8, 24, 4, poi andando al negozio fisico, provateli, provate tutti i liquidi che volete. Cioè, e grazie al liquido, se trovi quel liquido che in qualche modo ti appaga, che smetti di comprare sigarette e quindi dici: ok, ho fatto l'investimento, ho speso 80 euro per atomizzatore, batteria, due boccette, così, ok, si fa, si fa, si fa. Quindi girerete per casa, come facevo io. Ogni 2x3 con la sigaretta elettronica in tasca, ogni 2x3 aspiravo in ufficio per chi può, si può svapare in alcuni posti, no, vabbè. E quindi insistete. Pensando a cosa? Pensando alla salute, prima, salute, la salute, prima cosa. Secondo, la puzza, ragazzi. Per chi fuma, io non mi accorgevo neanche che i miei vestiti sapevano di fumo. Ma mentre la gente diceva ammazza che odore di fumo, io abituato, niente.
Dopo 2 settimane, non vi sto dicendo un anno, non vi sto dicendo mesi, 2 settimane che io in casa non ho più toccato una sigaretta, ma solo svapato, e svapato con nicotina, anche se non fa odore. Oh, i vestiti, quando io li stendo, sento che sanno ancora di bucato. Se tu, io mi dimenticavo 2 giorni perché avevo la febbre, ero stanco, non ero in pigrizia, ero in bruttura esistenziale, me li lasciavo sullo stendino e non li andavo a ripiegare. Molte volte è capitato che dovevo rilavarli perché sapeva. Con questo, no. Io ho 2 gatti che stranamente ancora non sono apparsi davanti al monitor a fare le loro pagliacciate. Sapevano il pelo, e sono 2 persiane, sapeva un po' di fumo e poi l'aria in casa. A me la soddisfazione è che è entrato mio padre un giorno, mio padre odia la sigaretta, e dice: cavolo, non si sente niente, non si sente. Cioè, sono cose che ti fanno piacere, sono cose che poi senti gli odori, li riprendi dopo un po' a sentire. Cioè, il classico collega che torna da fumare, adesso io lo sento. Non posso dire che mi fa schifo l'odore del tabacco, della sigaretta, perché poi alcuni ti dicono: ah, l'odore. Io ho fumato fino a 2 mesi fa, quindi, anzi, mi piaceva quasi anche l'odore. Adesso lo senti. La papille gustative migliorano. Perché? Perché è la bocca che non è più impastata completamente di nicotina, combustioni e cose varie. È tanto, è tanto. E in un mese ho più 300 no, ma più X sul conto che non ho speso. E poi queste sono quelle stupidate che però ti aiutano nel continuare, quando tu vai dal tabacchi, magari bar tabacchi, che quello era abituato, che prendevi il caffè e sigarette, 6 ore e 10, e gli dici: un caffè, mentre questo in automatico ti vede, si gira e ti prende, ti stava a vendere sigarette, e dici: no, no, ho smesso. È piacevole, è assolutamente piacevole. Per cui niente, direi che come primo video è questo. Suggerimenti grossi di hardware così nel primo video non me ne vorrei dare. Ricapitolando, smettere di fumare ce la si può fare. Se non si riesce con la volontà e quindi zero, cioè proprio addio mondo fumoso, la sigaretta elettronica aiuta. Mi raccomando, hardware, testa, liquidi ed andate in un negozio fisico. Aiuta. Poi, una volta che ci sono 862.000 shop che ti faranno offerte online, che ti faranno risparmi, sconti, tutto quello che... Attenzione ai forum, ai siti internet di discussione. Se stai guardando questo video, se eri come me un curioso che tentava di informarsi per... Non ti serve l'atomizzatore che lo rigeneri col cotone che ti metti lì a contare le spire, no. Cioè, che te lo fa ad occhi chiusi in macchina, no. Cioè, tu vuoi una roba pronta all'uso. La sigaretta è l'emblema della comodità. Tiravi fuori dal pacchetto, mettevi in bocca, accendino ed eri a posto, no. Ti servono robe pratiche che in 2 secondi fai e che ti aiutino. Superate le 2 settimane, la strada è in discesa. E ripeto, se ce l'ho fatta io, che fumavo come un turco, mi vedevo una partita, mi fumavo mezzo pacchetto, se non di più, ce la possono fare tutti. Se il video vi è piaciuto, se volete chiacchierare, lasciatemi un commento, magari senza insulti. Ciao e grazie a voi.